23.48, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la vicenda di Desirée Mariottini, la sedicenne morta a Roma dopo essere stata violentata da un branco di stranieri nel quartiere di San Lorenzo, era stordita dalla droga. E dopo la visita del ministro dell'Interno Salvini questa mattina scoppia la polemica politica. Vediamo. Più fondi per la prevenzione dei reati, potere di sgomberare i mobili occupati in piano centro, più poteri su sicurezza e ordine pubblico, più forze di polizia. Così dice Di Maio, andando oltre l'impegno che aveva espresso subito in mattinata il ministro degli interni Salvini, quello di arrivare con la ruspa, poi spiegando in serata che la ruspa sarà usata contro i tanti edifici ancora abusivamente occupati. Non poteva che riflettersi sul piano politico. Il caso della giovane Desirée Mariottini, trovata morta a Roma venerdì scorso in un quartiere nemmeno periferico, non si sa ancora se uccisa o lasciata morire in una zona abbandonata da alcuni uomini forse di colore, ma sicuramente, lo ha detto l'autopsia, questo non di overdose come pensato in un primo momento. La visita in mattinata di Salvini, accolto da entusiasmi ma anche da insulti a cui era stato impedito di entrare nel capannone dove la ragazza era stata trovata, lo aveva del resto fatto capire subito con la sindaca Raggi a chiedere più poteri e Salvini, da cui dipende l'ordine pubblico, promettere ordine. Ampliare i poteri di Roma Capitale e del suo sindaco per iniziare da subito a governare la città, afferma Di Maio, annunciando l'inserimento di un emendamento nel decreto sicurezza al Senato. Il caso romano in una città a guida 5 Stelle per le opposizioni è diventato subito un argomento di polemica. Bersagli, principali la Raggi e Salvini, per tutti Forza Italia, PD e anche Fratelli d'Italia. Il caso Cappato adesso, un anno di tempo alle Camere per legiferare sul fine vita, colmando così un vuoto legislativo e giudizio sospeso sull'aiuto al suicidio assistito da parte del radicale a DJ Fabo. E quanto ha deciso oggi la Corte Costituzionale, sono state riconosciute le nostre ragioni, un risultato straordinario, il commento di Cappato. Un rinvio senza precedenti, non un prender tempo ma un invito al Parlamento a fare in fretta sul tema dell'eutanasia. È arrivata oggi dopo una lunga camera di consiglio la decisione della Consulta sul quesito posto dalla Corte d'Assise di Milano, dove a processo c'è Marco Cappato, esponente radicale leader dell'associazione Luca Coscioni, che il 27 febbraio del 2017 accompagnò in Svizzera per il suicidio assistito Fabiano Antoniani, DJ Fabo, cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale. Il Tribunale di Milano aveva chiesto alla Consulta se non fosse anticostituzionale che istigazione e aiuto al suicidio comportassero le stesse pene dai 5 ai 12 anni di carcere, tanti ne rischi Cappato. La risposta della Corte è che il Parlamento deve legiferare in materia e deve farlo entro il prossimo 24 settembre, la data in cui la Consulta si riunirà nuovamente. Fino ad allora il processo a Cappato è sospeso. Le norme attuali sul fine vita lasciano prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti, scrive la Consulta. Un palese invito a riprendere una legge sull'eutanasia ferma in Parlamento da almeno 5 anni. È una grande conquista di Fabiano, ha dichiarato Marco Cappato, che ha aggiunto: la Corte ha riconosciuto le nostre ragioni e ha pronunciato un monito con una scadenza. Allarme in bomba oggi negli Stati Uniti, tra New York e Washington, destinatari dei pacchi esplosivi l'ex presidente Obama, l'ex first lady Hillary Clinton, il governatore di New York Cuomo e l'ex direttore della CIA Brennan, tutti forti oppositori di Donald Trump, che ha condannato gli episodi. Gli atti di violenza politica di qualsiasi genere non hanno alcun posto in questo paese, si fa sentire Donald Trump dopo la scia di pacchi bomba inviati ai suoi oppositori tra ieri e oggi. Al momento gli ordigni, tutti recuperati prima che esplodessero, sono almeno 7, ma potrebbe non essere finita. Il primo è stato trovato lunedì nella cassetta della posta di George Soros, il finanziere che sostiene le organizzazioni che si oppongono all'unilateralismo di Trump, ma anche ai montanti nazionalismi europei. Poi è toccato ai Clinton e agli Obama, seguiti da un pacco bomba recapitato alla CNN, la televisione più critica verso l'attuale presidente ed indirizzata ad uno dei suoi arcinemici, John Brennan, l'uomo che aveva definito immorale che il presidente si fidasse delle parole di Putin e non di quelle dei suoi servizi segreti su Russiagate. Trump, per tutta risposta, aveva tolto a Brennan le credenziali per ricevere informazioni riservate. Tra gli obiettivi dei terroristi, che potrebbero essere il gruppo di estrema destra dei Proud Boys, almeno in base ad una rivendicazione trovata nel pacco bomba inviato al governatore di New York Andrew Cuomo, anche all'ex ministro della giustizia Eric Holder ed il Congresso degli Stati Uniti. Proprio Cuomo ha chiesto al presidente Trump di essere lui per primo ad abbassare i toni violenti
perdenti della polemica politica. Chiudiamo con il calcio, serata in chiaro oscuro per le altre due italiane impegnate in Champions League. Bella prova del Napoli col Paris Saint-Germain, netta sconfitta dell'Inter col Barcellona. Il Napoli mostra fin dai primi minuti di voler fare bottino pieno al Parco dei Principi. Dopo le occasioni di Mertens, clamorosa la traversa colpita al 23esimo su cross di Mario Rui, è Insigne a firmare la rete del vantaggio. Preciso il lancio di Caillon, ma la vera prodezza la firma il talento napoletano, autore di una traiettoria velenosa che batte Areola. La partita cambia radicalmente nella ripresa, con i padroni di casa molto più incisivi e in grado di pareggiare al 15esimo, con il cross di Meunier deviato nella porta azzurra da Mario Rui, fino a quel momento fra i più efficaci. Un colpo che non abbatte il Napoli, di nuovo in vantaggio ad un quarto d'ora dalla fine. Fabian Ruiz batte a rete, Marquinhos devia, ma sulla traiettoria c'è Mertens che non perdona. Ma la beffa arriva in pieno recupero, il sinistro a giro di Di Maria rimette in parità un match che il Napoli meritava nettamente di vincere. Torna invece da Barcellona, mani vuote l'Inter di Spalletti. Alla mezz'ora il match del Camp Nou si sblocca con il sinistro al volo di Rafinha, ex interista, pescato in area dal traversone di Suarez, ma soprattutto dimenticato dal difensore nerazzurro Skriniar. Secondo tempo di sofferenza per l'Inter, che rischia di subire il 2-0 sul destro al volo di Coutinho, traversa piena. Il raddoppio a 6 minuti dalla fine con Rakitic che lancia in porta Jordi Alba, contrastato senza troppa convinzione da Skriniar. Ma i nerazzurri restano al secondo posto, dato il pareggio fra Eindhoven e Tottenham. Ed era l'ultimo servizio, l'informazione torna domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.